Devo dire... Yeah.
terrorista. Più minchiona di così non può venire, vai. Soggetti ci sono. Sei già in diretta, guarda. Ah, madonna, allora ditelo, Inner Web Radio, ragazzi, buonasera. Allora, siamo all'Entropy Festival, siamo in compagnia, niente po' di meno, della giuria. Sono riuscito a portarvi la giuria qua, cioè, nel senso, mezzo mondo ce la invidia questa giuria. Quindi c'è una parte, tra l'altro, allora, li presentiamo tutti perché sono un grande parterre. Allora, ti abbiamo alla mia sinistra. Sono Mattia Casabona, il docente di vocalità estrema della Black Swan, Rock School Music. Vai. Sono il direttore della Black Swan e anche il direttore della giuria. Il direttore è rimasto senza voce. Salve, buonasera. Non fare il formale. Cristina Buino, docente di canto, niente vocalità estrema per ora. Canto. Vocalità normale. Vocalità normale alla Black Swan. Io, niente, noi con appassionato di foto nonché di musica, Walter Ibet, fotografo giornalista in rappresentanza del Monviso di Pinerolo in zona. Allora, ricordiamo che questa scuola è un'istituzione per tutti quelli che guarderanno e seguiranno Pinero Web Radio anche quando saremo di fama mondiale, ricordatevi questo video, perché questa scuola se ne sentirà parlare, se ne è già sentito parlare, se ne sentirà parlare. Allora, diteci che cos'è l'Entropy Festival e quante band ha portato, se vi ricordate più o meno numericamente, fino ad oggi. Entropy Fest è un festival musicale con gara, nel senso che Nel senso che la priorità comunque è di divertirsi assieme e costruire una scena musicale a Pinerolo, che ormai è abbastanza distrutta, e poi c'è una gara, quindi alcuni dei gruppi vinceranno ovviamente dei premi molto molto interessanti. Tra i premi che abbiamo in palio abbiamo, per il primo e secondo classificato nelle due categorie, un contratto discografico con la casa discografica Black Swan per la produzione di un vinile, che è una cosa che abbiamo scelto apposta per fare un oggetto da collezione, che non sia il solito CD che poi oramai non vende comunque più, quindi un oggetto che rimanga in mano sia ai gruppi che ai fans che ai collezionisti, e che quindi è un pochino più interessante rispetto al solito MP3 o CD. Questa è un po' la questione di base, diciamo. Sarebbe bello se a Pinerolo tornasse un pochettino di moda al vinile, cioè, vabbè, a Pinerolo io lo dico come con un po' di vena patriottica, ma in realtà lo spererei sulla scena europea e mondiale. Ma visto che questo festival dà come primo premio un certo impatto sul territorio, ma anche, insomma, preparare un vinile è una cosa che a me sinceramente emoziona tantissimo, anche per quello che può essere stata la storia del vinile fino a un tot di anni fa. Ragazzi, allora, noi li abbiamo presentati, le band le stiamo seguendo un po' per volta, vi aggiorneremo. Possiamo dire qualcosa sulla classifica? Si può dire qualcosa su quello che è la classifica? La classifica delle eliminatorie è stata azzerata. Ok. Quindi adesso, oggi, siamo partiti con le semifinali, i punteggi dei primi due gruppi sono veramente molto vicini tra di loro, quindi non possiamo dire nulla. Non diciamo niente. Ci saranno quattro semifinali, questa è la prima, ce ne saranno altre tre a giugno, tra l'altro di fila, ogni settimana. Allora, ricordiamo le date? Se c'è il poster. 8, 15 e 22 giugno. Ecco, questo è il computer umano della scuola, esatto. Okay. Le prossime sono queste. Categorie originali. Originali. Sì. Poi. Il 15 invece c'è l'altra delle cover. Esatto, e poi l'ultima degli originali. Le finali invece sono il 6 luglio per le covers e il 13 luglio per i gruppi originali. Perfetto. Allora, io ringrazio Black Swan Records, dico bene? Sì. Ringrazio Matteo e Lupolo, che in questo momento non è qui, ma lo sappiamo che è un po' una mina vagante, quindi potrebbe essere a bere con altri ragazzi. Ho sentito un boom di là. Ok. Quindi se era lui o qualche birra di mezzo. Ringraziamo voi che ci avete concesso questi 5 minuti, ringraziamo il Monviso, ringraziamo il fotografo, ringraziamo tutto il parterre di questa sera e le band che si sono esibite. Quindi, ciao. Grazie per essere stati su Pinero Web Radio alle 11:30, diciamo che senza sbagliare congiuntivi e condizionali possiamo essere abbastanza soddisfatti di questi interventi, nonché imperativi. Pinero Web Radio, Lupolo Saloon, buona serata a tutti. Bye. Bye.